Accingiamo a iniziare quest'ultima sessione dedicata ai contributi scientifici che ci porterà a tanti punti di vista diversi dalle istituzioni, dall'università e comporremo un mosaico molto interessante. Incominciamo adesso con Giovanni Sabatini dell'unità formazione dell'ARPAE, ARPAE che è l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna. Prego. Grazie, bene. Sono appunto Giovanni Sabatini di ARPAE e l'agenzia è sparsa sul territorio emiliano-romagnolo, quindi parliamo di circa 1.300 dipendenti tra Rimini e Piacenza. Io spendo mezzo minuto, diciamo, sul mio percorso, giusto perché così potete inquadrare meglio il mio intervento, perché vi illustrerò un po' un'esperienza di questi ultimi anni dell'agenzia. Io ho iniziato nei primi anni 80 come informatico, poi ho preso una svolta, su scienze della comunicazione, occupandomi di siti web, intranet, eccetera, e poi, diciamo, sono approdato a scienza della formazione, in particolare all'e-learning. E in tempi relativamente recenti, quindi parliamo del 2013, ho iniziato a lavorare a tempo pieno appunto nell'unità formazione di ARPAE. Nonostante questa distribuzione sul territorio, fino al 2014 l'attività in e-learning era pressoché inesistente, anche diciamo un po' in coerenza con i dati riportati da un'indagine presentata dal SELF nel 2018. Il SELF è un sistema di learning federato gestito e promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che mette a disposizione una piattaforma Moodle in convenzione, diciamo, gratuita, quindi mette a disposizione risorse anche importanti per svolgere attività di e-learning, con un catalogo di corsi, ma anche con la possibilità di crearne di propri, di corsi. Quindi vi dicevo, da un'indagine svolta negli enti che aderiscono al SELF, quindi parliamo solo di enti pubblici e Regione Emilia-Romagna, comunque è emerso che nell'ambito delle unità formazione, mentre una percentuale importante, 66 e rotti, degli intervistati si occupa a vario titolo di progettazione in presenza, quindi parliamo di progettisti, di docenti, di tutor, parliamo un po' di tutte le figure, soltanto poco più del 10% progetta comunque coinvolta in attività di progettazione e-learning a distanza, nonostante appunto la premessa che vi ho fatto, cioè c'è anche un sistema regionale che mette a disposizione degli strumenti importanti. E diciamo, ARPAE appunto non ha fatto eccezione, almeno fino al 2014, perché utilizzavamo questa piattaforma principalmente per alcuni corsi obbligatori sulla sicurezza a catalogo e come repository per mettere del materiale e condividere del materiale didattico. Poi, come spesso succede, quando arriva il bisogno, diciamo, si aguzza l'ingegno e si attuano dei cambiamenti. Allora, è successo che nel 2014 è stato svolto un corso sull'anticorruzione, prima in presenza, per i dirigenti, le prime linee dirigenziali e posizioni organizzative, e poi con docenti interni. Perché vi faccio questa distinzione? Perché già è importante, perché già rispetto alla prima edizione che era stata svolta con un professionista, ci si è resi conto che certi temi dovevano essere trattati da persone competenti interne. E quindi la seconda edizione di questo corso è stata, diciamo, molto più efficace rispetto alla prima, perché era un tema strettamente connesso all'attività di ARPAE, cioè si parlava dell'anticorruzione, etica e trasparenza proprio in questo contesto. E poi che è successo? Che poco dopo, a distanza di pochi mesi, è arrivata all'unità formazione la richiesta di svolgere questo corso per tutti. Quindi altre 1.200 persone, tutte appunto sparse nel territorio. Ed è stata lì, diciamo, la scintilla che ci ha fatto pensare, beh, 50 edizioni per 24 partecipanti, non siamo un'agenzia che fa formazione e nemmeno ricerca, quindi tutta questa attività di formazione quindi va avanti insieme alle attività istituzionali, è già un volume abbastanza insostenibile.
Quindi anche se è poco nobile, diciamo, questa è stata la molla. All'unità formazione ci siamo un po' guardati e abbiamo detto, beh, cosa abbiamo? Abbiamo un apparato idoneo, che è appunto questo sistema di learning federato, risorsa interna che comunque è in grado di gestire un processo di learning, di governarlo, esperti interni, che erano appunto i docenti che avevano già insegnato al corso in presenza, materiale didattico da rivedere, ovviamente da adattare per l'e-learning, e una solida infrastruttura di hardware e software. Tra l'altro, bene o male, in ARPAI tutti abbiamo un PC di lavoro, diciamo utile e già configurabile, insomma, per usare risorse in e-learning. E dall'altro lato la difficoltà appunto a organizzare una formazione in presenza o a commissionare un corso ad hoc mirato a queste esigenze specifiche. Quindi lì è stato proprio quel momento che abbiamo pensato, beh, proviamo a farlo noi, possiamo realizzarlo noi, e per, diciamo, non proprio buttarci senza rete, abbiamo stabilito un po' di vincoli a priori. Noi parliamo parecchio di learning, di metodologia, alcuni di questi vincoli magari possono fare rabbrividire, ma in realtà abbiamo anche detto, abbiamo visto anche qua negli interventi, che ogni contesto poi ha, come dire, necessità di soluzioni di un certo tipo. E quindi, diciamo, visto anche appunto il contesto in cui eravamo, abbiamo stabilito di usare strumenti standard di Moodle, quindi lezioni e quiz, il PowerPoint analogo per fare le presentazioni, registrare dei file audio, fare dei piccoli video utilizzando semplicemente gli smartphone e fare un montaggio diretto in Moodle proprio per evitare passaggi intermedi. Sapete che quando ci si mette a fare della post-produzione su materiale audio-video, cioè il tempo non basta mai. Ma anche vincoli di tipo organizzativo, perché sapevamo che il tempo sarebbe stato tiranno. Quindi, diciamo, abbiamo organizzato un gruppo di lavoro a stella, dove diciamo al centro c'era il progettista, che cioè io praticamente parlo in prima persona, se no diventa difficile parlare in terza persona, e parallelamente andavano avanti i lavori, cioè le presentazioni dei docenti, in questo lavoro di riadattamento del materiale. Devo dire che l'intervento di Susanna oggi l'ho trovato anche, ho vissuto un po' sulla mia pelle proprio la difficoltà di prendere del materiale cioè preparato per l'aula e insieme ai docenti rimodificarlo. E proprio perché questo passaggio di docenti coinvolti nella progettazione è in realtà forse il punto più interessante di questo lavoro. Cioè, vi sto illustrando questa esperienza non per gli aspetti tecnici del corso, su cui appunto sorvolerò, ma proprio per come l'agenzia si è organizzata in maniera, secondo me, efficace per realizzarlo, e poi dopo questa esperienza è diventata quasi, diciamo, di routine. Abbiamo deciso di approfittare dell'estate, un momento in cui tutto sommato le attività in presenza sono sicuramente ridotte, quindi abbiamo detto d'estate ci mettiamo lì e facciamo questa cosa. Quindi, questo ve lo sintetizzo, tra fine maggio 2015 e ottobre 2015 abbiamo realizzato il corso. In giallo sono proprio le parti che secondo me sono state un po' il valore aggiunto. Come si diceva oggi anche in un altro intervento, i docenti, vedendosi registrati, sia dal punto di vista video che dal punto di vista audio, hanno corretto tantissimo anche il loro modo di esporre. Erano loro che mi dicevano no, rifacciamo, no qui sono stata troppo lunga, no qui no, e di conseguenza il materiale in realtà è stato migliorato rispetto all'aula, è stato sicuramente selezionato e cioè in molti casi anche rifatto. E, appunto, a parte questioni tecniche sul corso, che ripeto è un corso che usa risorse standard di Moodle, video, registrazioni e slide, quello che non sapevamo ancora era che avevamo approntato un modello che almeno per determinate esigenze interne all'agenzia avremmo potuto riproporre. E infatti, dopo, dal 2015 a oggi, abbiamo praticamente realizzato con questa stessa modalità un corso all'anno, ovviamente corsi con obiettivi didattici compatibili con questa modalità, e quindi anche argomenti.
perché parliamo di corsi comunque full distance, che di tipo principalmente divulgativo, informativo, senza attività pratiche da svolgere. Diciamo che vedremo dopo in una slide che c'è stata veramente un'inversione di tendenza che io trovo molto interessante, cioè mentre fino a prima la gente mi chiedeva, beh, Sabatini, se è possibile non farmi fare un corso a distanza, vorrei andare in presenza, adesso sta succedendo un po' al contrario, cioè visto che siamo arrivati a un punto in cui le presenze ai corsi, scusate il gioco di parole, ma in presenza, e quelle in e-learning quasi si equivalgono. Noi abbiamo una media di circa 2.500 presenze ai corsi all'anno, solo nostri, solo appunto i corsi interni rivolti ai lavoratori, ai colleghi di ARPAI, la metà adesso sono in e-learning. E si è diffuso anche un modo di pensare tra diciamo la dirigenza, l'area, l'unità formazione e anche i responsabili scientifici che hanno iniziato a considerare questa modalità normale, e secondo me questo è il vero diciamo valore aggiunto di questa esperienza, non tanto il corso in sé. Anche il fatto di avere dei modelli, beh, a parte che è un modello specifico per un tipo di corso, sicuramente in questo caso ha aiutato. Aiutato perché anche i nostri colleghi sono abituati ormai a un certo tipo di interfaccia, chiaro che tutta la formazione poi va avanti anche con altre modalità, però a seconda del tema appunto noi proponiamo corsi che hanno la stessa struttura e che sono organizzati nel modo in cui vi ho descritto e progettati nel modo in cui vi ho descritto. Quindi fondamentalmente questi corsi che sono partiti come diciamo per esigenze anche, ma anche hanno consentito di migliorare il materiale che era stato proposto in aula, adesso vengono progettati anche più facilmente, perché è chiaro che col primo abbiamo dovuto farci le ossa, con tutta una serie di problematiche, alcune sono state anche ampiamente dibattute oggi, e però i risultati sono stati positivi. Vi mostro questa slide, dove praticamente sì, vediamo, questi sono gli esiti di sgradimento, li ho chiamati, perché in realtà queste sono le percentuali di voti negativi, cioè di 1 e 2 in una scala da 1 a 4, dove 1 è insufficiente e 2 e 4 è ottimo. Quindi vedete che i tre corsi in nero, che sono corsi prodotti, autoprodotti, hanno avuto delle percentuali negative relativamente basse. Potete anche notare che ad esempio l'intuitività della struttura del corso è, come appunto voto negativo, calata progressivamente. Mentre invece l'ultimo corso, che è un corso che abbiamo dovuto acquistare, quindi fatto in una, per obiettivi formativi analoghi, ma in un altro modo, come potete vedere questi sono voti negativi e sono percentuali molto alte, che ci hanno, diciamo, incentivato a continuare su questa strada. Chiaro che questo è solo un aspetto, cioè il gradimento non è ovviamente, è solo una parte della valutazione, però è già una parte importante. Vado velocemente alla slide successiva, dove, visto che mi è stato chiesta anche una valutazione di una stima di costo di questi corsi, io ovviamente, è stata chiesta internamente, ho preparato una stima basandomi su numeri abbastanza di massima, non vuole certo essere una stima precisa, però calcolando diciamo il tempo, di cui io ovviamente ho tenuto traccia, di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corso, e calcolando anche qua in maniera molto spartana, però con una fonte precisa che è il conto annuale, il costo lordo di questo orario, lordo di queste risorse, sono arrivato a stimare molto indicativamente in 10.000 euro il costo vivo, piattaforma esclusa, di un corso autoprodotto. Cosa ci facciamo di questo valore? Ci facciamo che non sappiamo dire se molto poco, se non fino a quando non lo confrontiamo magari con il costo di un corso analogo sul mercato. Faccio in tempo sia a farvela vedere. Ipotizzando 40 euro a licenza, che è stato esattamente quello che ci è costato il corso che avete visto acquistato,
si raggiunge un break-even point alla 250esima utenza, cioè in poche parole, se abbiamo... Subito, con 2000 utenti. Subito, quindi cioè, se abbiamo meno di 250 utenti e ci fanno comunque un corso come piace a noi, ci conviene farlo fare fuori. Ma oltre alla qualità, di cui iniziamo, come dire, ad avere una certa sicurezza su certi temi, dalla 250esima utenza in poi è tutto, come potremmo dire, grasso che cola. Quindi ad oggi abbiamo risparmiato, rispetto a un ipotetico acquisto, 50.000 euro, che non è male, soprattutto avendo anche confrontato, come avete visto, gli indici di sgradimento. Non sto neanche a dire pregi o limiti, tanto ne abbiamo... potete immaginare, vi ho detto più o meno com'è il corso, quindi sicuramente i limiti sono la scarsa interattività e un format rigido, e sono più limiti in fruizione, che comunque abbiamo ritenuto comunque che per il tipo di corso in questione non fossero problematici. Sono stati molto di più i pregi in fase di produzione. Io così ho concluso. E quindi è stato puntualissimo, vi ringrazio per l'attenzione, se c'è qualche domanda. Grazie a Giovanni Sabattini, io proporrei di fare subito le domande, direi non più di un paio, così poi restiamo nei tempi e con l'accortezza che la domanda sia una domanda e non un altro intervento, se ce la facciamo. Nessuna domanda. Bene, allora chiedo io una cosa, perché mi ha incuriosito il fatto che uno, anche nei corsi che avete prodotto voi, non solo in quello acquistato, il tema su cui lo sgradimento era maggiore era quello della previsione, la corretta previsione dei tempi. E questo è un tema in generale dell'e-learning. Avete ipotizzato delle strategie per mitigare questo sgradimento? Sì, grazie della domanda. Non era preparata, nel senso che è un punto che se avessi avuto un po' di tempo in più avrei affrontato, quindi appunto ringrazio per poterlo specificare. Devo dire che già durante la produzione ci stavamo rendendo conto di quello che stava succedendo. È un altro aspetto positivo di poter fare le cose e tenerle così monitorate, perché il materiale era tanto e soprattutto montandolo ci stavamo rendendo conto che saremmo andati oltre, anche perché il bello dell'e-learning è che puoi rivedere un video, puoi riascoltare una frase, puoi rivederti le slide, e quindi io cerco sempre di contenere l'esuberanza dei docenti, ma soprattutto infatti l'ha notato nel corso degli ambienti confinati, il materiale era troppo. Purtroppo sì. Ce ne eravamo già accorti, sì. E abbiamo avuto solo una conferma. Questo l'abbiamo visto anche nella nostra esperienza a Metid. Un timone che aiuta molto a tenere il controllo dei tempi è un'esplicitazione molto chiara dei risultati di apprendimento attesi. Quando i risultati di apprendimento attesi sono ben esplicitati, spesso si ha un elemento importante di decisione per stabilire quali sono i contenuti prioritari e quali possono essere proposti come approfondimenti, come aggiunte, ma non fondamentali. Se invece sui risultati di apprendimento attesi si è un po' troppo generici e vaghi, spesso è difficile porre degli argini rispetto a una completezza ipotetica dei contenuti che viene proposta dagli esperti generalmente innamorati della loro materia. Esatto. Benissimo, ti ringraziamo. Bene. Molto Giovanni, e proseguiamo invece.